Agricoltura, sbloccati i fondi PSR. Consorzio rifiuti, speranze dopo l'incontro a Roma. Nel nostro TG ancora spazio a degrado e incuria. Benvenuti all'informazione di LTV, come vedete non ci troviamo nel nostro studio televisivo, ma abbiamo scelto la zona di via Follerò, via Garrucci, come simbolo del degrado della città di Benevento. Siamo qui oggi con Giovanni Chiusolo, che è il presidente del comitato di via Garrucci. Allora, alle nostre spalle c'è i famosi fabbricati Conca, che da tempo versano in un degrado assoluto. Insomma, c'è anche una vicenda giudiziaria in corso, una brutta storia. Sì, certo, la questione Conca qui è una questione annosa, è una questione che sta in effetti portando a grosse problematiche per la zona, perché avere dei fabbricati così lasciati a se stessi a morire nella massima, diciamo, menefreghismo è qualcosa che chiaramente porta dei problemi per chi vive, perché c'è una zona che viene lasciata a se stessa, una zona dove diventa terra di nessuno, dove appunto ognuno può fare quello che gli pare. Ecco, e di fianco a via Raul Follerò, dove ci troviamo, c'è via Garrucci, via Raffaele Garrucci, anche questa un'arteria del rione Libertà. Siamo praticamente dietro la chiesa di San Modesto e lei col suo comitato da anni porta avanti, diciamo, questa battaglia di vivibilità per la sua zona. Una battaglia ormai possiamo dire persa, perché in effetti nonostante tutte le lotte che abbiamo fatto, nonostante l'interessamento dell'organo di stampa degli organi televisivi, praticamente sembra che niente si muove, che tutto langue, tutto resta fermo così a morire e quindi a non risolvere i problemi. Via Garrucci, già voi avete anche fatto in passato dei servizi, almeno per la parte, diciamo, dei fabbricati Guerrini, è ormai anche lì diventata terra di nessuno. C'è stato un piccolo intervento ultimamente, almeno hanno risolto il problema della pubblica illuminazione, ma come potete vedere praticamente, specialmente nelle giornate come quelle di oggi, si tramuta in una piscina a cielo aperto, insomma, quindi con tutte le problematiche, tutte le pericolosità ad esso connesse, anche il fatto poi di non aver collegato queste due arterie, quindi via Follerò con via Garrucci, e averle stoppate, se così si può dire, con dei massi, e quindi praticamente non tenendole all'interno di un circuito veicolare che chiaramente risolve anche dei problemi di pubblica vivibilità, perché dove c'è un maggior passaggio di automobili chiaramente c'è anche una maggiore sicurezza, perché non sono zone che specialmente di sera restano isolate e lasciate a se stesse. E allora grazie a Giovanni Chiuso del comitato di via Garrucci. Ora da via Follerò ci spostiamo a pochi passi, cioè via Lungo Sabato, Don Emilio, Matarazzo. La situazione è questa. Da una parte all'altra della città lo scenario non cambia, erba altissima si aggiunge al degrado storico di alcune zone della città. Stavolta ci siamo soffermati su via Lungo Sabato, Don Emilio, Matarazzo, arteria all'ingresso del rione Libertà. Praticamente le aiuole presenti al lato del lungo tracciato viario attendono un taglio netto della flora da mesi. Addirittura per i pedoni appare difficile camminare lungo il marciapiede, costringendo ad invadere la strada. Ma non solo, anche rifiuti sparsi e fermate AMTS devastate per colpa dei soliti incivili che non hanno di meglio da fare. Vediamo come l'assessorato all'ambiente, retto da Luigi Scarinzi, si stia adoperando per abbellire e curare rotonde e aiuole spartitraffico. Diamo su questo il giusto merito, però è doveroso anche tenere presente il resto del verde, altrimenti si mette in evidenza un contrasto davvero stonato per la città. Vicenda consorzio rifiuti del Sannio, maggiori speranze dopo l'incontro al Ministero. Ascoltiamo. Antonio Deianni, lavoratore degli ex consorzi rifiuti del Sannio, ci ospita nella sua casa. Allora, la vicenda vostra è ormai nota, Benevento e provincia, 127 persone da 3 anni senza stipendio, sospesi dal lavoro ma non licenziati. E c'è stato lunedì questo viaggio a Roma al Ministero per l'Ambiente, cosa è scaturito?
Beh, volevo precisare che sì, all'inizio eravamo 127, poi ci sono stati, siamo scesi a 124 perché ci sono state le persone che sono morte, quindi siamo attualmente 124. Niente, questo innanzitutto volevo tornare indietro perché prima di arrivare a Roma ci sono voluti 3 anni e questo dispiace molto perché era un'avvertenza che è partita male, è andata avanti malissimo. Questo è da addebitare ai sindacati, questo me lo sento di dire perché abbiamo visto che ci hanno portato a delle situazioni assurde, ai sindacati e alla politica locale che ci hanno abbandonato e non hanno fatto mai niente per risolvere questa situazione, questa vertenza che si è trascinata, ribadisco, per 3 anni. Quindi noi siamo arrivati a Roma grazie alla lotta di tanti lavoratori che per tanto tempo stanno facendo questo, perché abbandonati a se stessi. Siamo stati costretti ad occupare il PDL, due sedi di partito, PDL e PD. Quindi questa lotta ci ha portato a Roma, dove abbiamo incontrato il capo della delegazione del ministro Fini, Michele Fini, che è rimasto sbalordito da questa situazione perché non credeva che c'era ancora in Italia una situazione del genere. Lui sapeva, era a conoscenza della situazione dei consorzi della Campania, di tutte e 18 i consorzi, ma non sapeva che a Benevento c'erano 124 lavoratori senza soldi, senza stipendi, senza cassa integrazione. Quindi sono rimasti anche loro sbalorditi e meravigliati, perché questa è una situazione assurda, no, che è successa solo nella provincia di Benevento, e questo è che dispiace molto. Ecco, i lavoratori ex consorzi rifiuti del Sannio, compreso lei, quindi da 3 anni, come abbiamo già detto, senza soldi, senza stipendio, lei come vive, in che condizioni vive? No, io vivo come in una situazione disastrosa, perché chiaramente cerco di ogni giorno di mettere il piatto a tavola, ma mi è difficile. Una volta vado da mia sorella, cerco di appoggiarmi perché ho la mia famiglia che mi sta vicino e mi supporta. Un po' ho fatto un debito con la Caritas di 5.000 euro, un po' i servizi sociali, se trovo qualche giornata di lavoro, cerchiamo di andare avanti. Al di là di quello che è stato detto dall'onorevole Zara, una persona che ha fatto anche l'onorevole, oggi è presidente della Summit, al di là di quello che lui dice, che siamo falsi poveri, io lo invito ancora una volta a vivere nelle mie condizioni, e mie e di tanti altri lavoratori che si trovano nelle mie stesse condizioni. Io vorrei far vedere in condizioni in cui io vivo. Questa è la mia casa, se per me questo è il mio frigo, dove io non è che abbia frigo vuoto, non mi sembra che questa sia finzione ma realtà. Quindi noi siamo rimasti umiliati e offesi dal suo comportamento. Comunque da una persona, da un onorevole, da un'esperienza del genere, ci aspettiamo almeno le scuse ufficiali. A ogni lavoratore dei consorzi rifiuti spettano dei soldi arretrati, però nei fatti questo non avviene, però per voi comporta delle conseguenze negative nella vita quotidiana. Certo, io una quindicina di giorni fa ho chiesto, perché sono separato, quindi siamo inviate le carte per il divorzio, parlando col giudice, perché io volevo abbassare il mantenimento da 500 a 400 euro, il giudice, che non mi ricordo il nome, comunque mi disse che praticamente mi ha riagitato l'istanza, gli devo dare 500 euro al mese, e mi ha detto che praticamente lei sapeva tramite, perché la stampa, i giornali e poi anche il tribunale, perché lei facendo parte del tribunale, il giudice, dice che noi dobbiamo prendere 40.000 euro a testa e che a luglio saremmo tornati al lavoro, cosa che attualmente sono tutte chiacchiere, per il momento di concreto non c'è niente, anzi qua si rischia anche di andare in galera, perché io non lavorando sono costretto, non pago il mantenimento, quindi lei, se volendo, mi potrebbe anche denunciare e mi manderebbe anche in galera. Questa è una vergogna, perché al di là delle chiacchiere, queste sono difficoltà quotidiane di tutti i giorni che noi viviamo sulla nostra pelle, come il fatto delle medicine. Noi non possiamo avere la 02 perché siamo sospesi, quindi non siamo licenziati, quindi dobbiamo pagare tutte le visite mediche, tutti i farmaci. E questo lo ribadisco, e ancora una volta è vergognoso che non ci sia interesse da parte di tutte le istituzioni a risolvere questa vergognosa vicenda. Insomma, questa situazione di sospensione dal lavoro, non licenziamento, porta, come abbiamo sentito dalla voce di Antonio Deianni, vari problemi.
Agricoltura, il ministro De Girolamo annuncia sbloccati i pagamenti per il piano di sviluppo rurale. In Campania arriveranno circa 36 milioni di euro. Esprimiamo soddisfazione per lo sblocco dei pagamenti del programma di sviluppo rurale PSR. Si tratta di un sostegno importante per l'agroalimentare della Campania, che sta subendo gli effetti della crisi economica e che invece potrebbe essere un settore trainante per lo sviluppo economico della regione e dell'intero paese. Queste le parole del presidente e del direttore di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello e Prisco Lucio Sorbo. Due condanne e quattro assoluzioni dal Tribunale di Benevento per quanto riguarda la realizzazione e la gestione della discarica di Tre Ponti, località Montesarchio. Assolti per non aver commesso il fatto l'ex commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, Corrado Catenacci, oltre ai due funzionari coordinatori del commissariato, Ciro Turillo e Michele Greco, e Claudio De Biasio, funzionario nell'ambito dell'inchiesta sulla fuoriuscita del percolato dalla discarica Caudina nel 2006. La cronaca: i carabinieri di Benevento hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale tribunale, un 32enne del luogo. L'arresto costituisce l'epilogo di una vicenda iniziata da circa un anno. Infatti l'uomo, per disporre delle somme di denaro per acquistare la droga, sottoponeva entrambi i genitori di 63 e 57 anni a minacce e violenza, anche con lesioni personali e maltrattamenti. Giuseppe Schipani dell'associazione Io per Benevento fa una riflessione in merito alla situazione occupazionale della città, scrivendo: tutti i nodi prima o poi vengono al pettine. Che Fausto Pepe possa essere considerato tra i più scaltri della politica locale non c'è dubbio. Riteniamo che delle varie vertenze che si stanno sviluppando in città e che hanno esclusiva attinenza con il comune di Benevento, la magistratura e soprattutto i cittadini potrebbero e dovrebbero elaborare una riflessione seria e molto significativa, creare, prosegue Schipani, dei contenitori ove poter selezionare un corpo lavoro e inserirli nella sfera dei servizi erogati dal comune. Non è stato difficile, ma cosa accade oggi? L'illusione fa i conti con la realtà? Dalle promesse di un uomo alla dura e spietata sofferenza. Ci viene da ridere quando il sindaco parla di strumentalizzazione, quando molto sfacciatamente vorrebbe da un lato imporre il suo status di dominatore e dall'altro di vittima. Si è chiusa in questi giorni la fase finale della competizione provinciale del progetto La tua idea impresa, sostenuto dal gruppo Giovani Imprenditori di Benevento con la collaborazione delle scuole del Sannio. Il 23 maggio, a partire dalle 9.30, in Confindustria saranno premiate le tre idee che risulteranno più votate dalle imprese del territorio. Giovedì 23 maggio, ore 17.30, presso l'Auditorium Virginio del Museo del Sannio di Benevento, sarà presentato il libro di Antonio Polito, In fondo a destra, 100 anni di fallimenti politici. A introdurre e a coordinare i lavori sarà Pasquale Vispoli, presidente dell'Associazione Mezzogiorno Nazionale. Interverranno, oltre all'autore, Marco De Marco, Mario Landolfi, Gennaro Malgieri e Umberto Ranieri. Dal 23 al 25 maggio al complesso universitario di Sant'Agostino ci sarà il corso di formazione e aggiornamento in genetica medica organizzato dal Registro Campano Difetti Congeniti e dall'Ospedale Rummo di Benevento. I lavori si apriranno alle 14.30 con i saluti del direttore generale e di quello sanitario del Rummo, Nicola Boccalone e Giampiero Berrutti. Vediamo cosa ci parla Maria Ricca nel suo servizio culturale. La tecnica è quella del book crossing, ovvero quell'iniziativa di rilascio e distribuzione gratuita di libri che ruota intorno all'esistenza di un elenco di volumi tramite un codice identificativo unico, attraverso cui è possibile seguire la traversata del libro ed il suo incrociarsi con i lettori. Materialmente consiste nella pratica di una serie di iniziative collaborative, volontarie e completamente gratuite, di cui alcune anche organizzate a livello mondiale, che legano la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. A riprenderla, nell'ambito del Maggio dei Libri, saranno il FAI di Benevento, il gruppo Exit, Tutte queste vite, Sannio Teatro e Culture, la Compagnia dell'Ex, che promuovono per il prossimo sabato 25 maggio dalle 17 un incontro di lettura con i bambini e non solo. Ad ospitare chi vorrà intervenire saranno i giardini dell'Abbazia dei Santissimi Lupolo e Zosimo, comunemente detta dei Morticelli. Francesca Ocone, capo delegazione FAI, ha così sottolineato: «Leggeremo storie, drammatizzandole e racconteremo il passato.
Poi doneremo a tutti un libro che potrà essere scambiato con la tecnica del book crossing. L'idea è quella di creare uno spazio dove vivere il luogo dell'incontro come mio e nostro, dove ci sia reciprocità di relazione, uno spazio che si definisca ed esista grazie a ciò che lo riempie, ovvero le persone. Dopo una settimana di buio assoluto nella frazione Casale di Limatola, mentre nel Mino il maresciallo dei carabinieri, interpellato dal consigliere Di Lorenzo dopo le inascoltate richieste e suppliche rivolte al primo cittadino, è riuscito a convincere il sindaco a ripristinare la luce pubblica, ecco che monta la protesta. Una frazione e una piazza con 4 bar, un locale notturno, la farmacia e ancora decine di attività commerciali e una chiesa dove ogni sera si celebra la messa, lasciati miseramente al buio senza una spiegazione, sono una cosa inaccettabile. Allora il consigliere Pietro Di Lorenzo ha deciso di passare alla protesta pacifica e non violenta. Ogni sera nella piazza, proprio davanti alla statua di Gesù Cristo, accenderà una candela fino a quando non tornerà la luce pubblica. Prime operazioni in uscita per il Benevento Calcio. Il club giallorosso ha comunicato di aver raggiunto in data odierna l'accordo con i calciatori Domenico Germinale e Michele Rinaldi per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti, le cui naturali scadenze erano previste per il 30 giugno 2014.